E via che avete cliccato questo video solamente per l'immagine di copertina. Nei numerosi giochi che ho giocato ci sono sempre state quelle classiche protagoniste o personaggi femminili che ci può farci alzare il secondo joystick, non so se mi spiego. Potrebbero farlo anche per vendere più videogiochi, perciò hanno avuto una bella idea. Perciò ecco voi le 10 ragazze più sexy nei videogiochi. Decimo posto, Triss Merigold, The Witcher. Amica e amante del protagonista. Sì, esatto, molti di voi la conoscono per soltanto quella scena in cui insieme fanno il bagno e stanno per fare delle cose così talmente zozze che devo censurare tutto quanto. Anzi, faccio una cosa, vi metto soltanto la scena in cui si baciano e fine, perché, insomma, già che ho uno strike sul canale non voglio averne altri. Il 90% di giocatori soltanto si ricordano di quella scena, di sicuro. Del resto del videogioco se ne sbattono. Numero 9, Ada Wong, Resident Evil. Giustamente non potevo non mettere che questa qua. Insomma, che cosa possiamo dire? È una stronza doppio giochista. Ma una stronza doppio giochista con un bel culetto. Appena lo vedi, che cosa puoi dire? Madonna. La sua storia che voleva vendere, insomma, il virus al migliore acquirente. E dice di essere dell'FBI o della CIA, adesso non mi ricordo. Come fiducia è abbastanza brutta, ma parlando del suo corpo è tutto il contrario. Numero 8, Alyx di Half-Life 2, la fedele compagna di Gordon Freeman. Naturalmente volevo metterci questa qua perché, insomma, è molto, come si dice, avventuriera, motivata e anche un'ottima compagna. Se, vabbè, non è in alta definizione, però, insomma, ho voluto metterci questo perché, dai, come donna è carina. Certo, però anche tu, Gordon, ma dille qualcosa, non stare zitto. Fagli vedere il tuo grosso piede di porco. No, non quello che hai sempre in mano, ma quello che c'hai proprio dentro l'armatura. E meno male che dovrebbe essere anche un genio. Numero 7, Blood Rain. Questo, ragazzi, ci giocavo da piccolo. Un vampiro che utilizza da spade a pistole, che va a fare il culo ad altri mostri. Per acquistare vita devi risucchiare il sangue dei tuoi nemici. Da videogiochi a film, oh, questo gioco, veramente, con questa protagonista, cioè, guarda che roba. Agilità pazzesche e incredibili. Per chi se lo chiede, sì, è stato forse uno dei miei primi videogiochi sul PC. Quindi, oltre a metterlo nella top perché è anche sexy, è anche proprio una parte di me della mia infanzia. Insomma, dai, qualcosina di infanzia ne ho avuta di belle. Numero 6, Samus Aran, Metroid. Ragazzi, per chi non lo sapesse, nel 1986 nessuno sapeva che dentro l'armatura c'era una donna. La gente c'era rimasta malissimo. Ma nel senso che nessuno se l'aspettava, tutti si pensava che era tipo un uomo possente. E invece appena esce fuori, boom, una donna sexy, biondona. Cioè, è veramente divertente questa storia, perché non me l'aspettavo nemmeno io. Insomma, nel senso che non me l'aspettavo che la gente ci rimaneva male, insomma. Peggio di quella volta che hanno scoperto che Tracer era lesbica. Numero 5, Bayonetta. Una strega che può sparare che sia con le mani che sia con i piedi, perché nei tacchi non è che c'ha dei tacchi normali, no, c'ha delle pistole anche nei tacchi. Cioè, è una strega formidabile. Da notare che quando combatte fa sempre delle pose sensuali, o anche quando i nemici la colpiscono e inquadra, e naturalmente inquadrature tra tette e culo non mancano. Giustamente, cosa ci pensavate, che insomma si inquadrava una lotta, un fighter? No, inquadriamola mentre cade e si vedono le poppe. Sì. Numero 4, Quiet di Metal Gear Solid 5. All'inizio una ragazza tipo, come dire, dolce, tenera, molto silenziosa, che non parla mai. E poi che cosa scopriamo? Che è proprio una completa, che fa sempre pose sessuali così strane e folli. Ma la cosa bella dei giocatori cos'è? Che possono sbloccare una scena segreta. In pratica non so adesso come funziona, so soltanto che devi soltanto ritornare in base, che puzzi, che fai schifo, e ti dicono di fare una doccia. Viene Quiet e la fate insieme. Ok, perché? Va bene, insomma, non mi interessa, ok? Può fare tutte le pose sessuali che vuole, vuole fare la doccia così a caso, senza un motivo, tutti quanti la guardano, va bene, ok? Se per te va bene, ok? Fine. Numero 3, Diva di Overwatch. Giustamente non potevo mettere che non lei, quella che secondo me la gente con i cosplayer di Diva ne avrò misti almeno al Games Week 6 o 7, va bene? In ogni comics ne vedevo non so quanti. Naturalmente sì, c'era Tracer, Mercy, Sombra o anche Widowmaker, ma Diva è quella con più tante cosplayer. Forse è perché è giovane, brutti viscidi pervertiti, non lo so, o forse perché la sua tuta è più carina, non lo so. Sì, naturalmente Diva è anche il mio main. Numero 2,
Nina Williams di Tekken. C'è naturalmente anche sua sorella, ma tra le due penso che preferisco Nina. È anche lei un'assassina pericolosa. Non so come mai le più gnocche sono sempre le più psicopatiche. Oh, forse siamo noi uomini che siamo veramente psicopatici ad amarle. Purtroppo non seguo molto la saga di Tekken. Come ho già detto in molti altri video di Fighter, non sono proprio tanto amante. Ma questo personaggio che ha avuto addirittura un gioco tutto suo, uno specie di spin-off, insomma mi dà dell'incredibile. E alla numero 1 abbiamo Lara Croft, Tomb Raider. E questa è stata un altro gioco della mia infanzia che giustamente non potevo non metterla. Dal 96 a oggi Lara Croft è sempre stata con noi. Forse la ragazza più sexy, più incredibile, più forte, più avventuriera, più best girl di qualsiasi altro gioco. Naturalmente voi vi potete tutti arrapare per vederla, sì, in versione HD con alta definizione. Ma per chi è veterano, che voi vi arraperete soltanto chi la guarda quando in quei tempi aveva ancora le tette a punta. Ecco, quello è il videogioco più sexy. Solo un veterano può apprezzare quelle tette. E se non ti piace, beh, allora sparisci. Bene ragazzi, e queste erano le 10 ragazze più sexy nei videogiochi. Scrivetemi sotto i commenti qual è secondo voi la ragazza più sexy nei videogiochi. Insomma, quale preferite voi tra queste o altre che non ho citato. Come sempre vi ricordo di seguirmi nella pagina di Instagram per rimanere aggiornati sempre per nuovi video, per vedere i miei meme. E noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.